Poi si dice più spesso le parole sono pietra, ma insomma dovremmo essere tutti molto più attenti. Su questo tema ai giornalisti anche Marcello, perché è un tema che io mi pongo molto spesso, devo essere sincera, e per esempio in questa redazione i miei autori lo sanno, io sono una maniaca di citare le cose esattamente per quello che sono, perché credo che c'è una responsabilità molto grande che sia quella di riportare le notizie. Poi quello che riguarda le opinioni è tutta un'altra storia, ma le notizie vanno riportate davvero con grande, grande, grande attenzione. Marcello. Secondo me sì, ovviamente tutto ragionevole. Cooper è rimasto incagliato in una sintesi brutale. È rimasto incagliato in una distorsione che poi ha pagato con gli interessi, anche se gli sono state riconosciute un certo numero di opportunità di chiarire. Detto questo, lo possiamo dire la verità. Fare il giornalista in questa orgia di dichiarazioni è una cosa incredibile, ma come si può prendersela con i giornalisti? Cooperlo no, ma i politici dicono un sacco di cazzate dalla mattina alla sera, diciamo la verità, e noi poveri giornalisti cerchiamo di fare il nostro lavoro. Se in cazzate più, la usa Sorge a un certo pelo, perché Sorge le usa poco queste parole, ve lo dico. No, non le adopero, però è letterale, dicono un sacco di cazzate dalla mattina alla sera, e noi giornalisti, attenzione, perché poi accanto a noi c'è quel canale terribile che è il web, dove non ci sono i giornalisti, quelli che ci scrivono replicano alle cazzate con cazzate ancora più grosse, le moltiplicano, le amplificano, le distruggono, le ricompongono, le mescolano, fanno dei fricassè incredibili. Allora noi giornalisti cosa facciamo? Siccome abbiamo degli obblighi professionali, perché noi abbiamo anche un'etica, forse qualcuno non se lo ricorda, e siamo iscritti a un ordine che ci può censurare e ci può anche sospendere dalla professione, cosa che è successo per un certo periodo, secondo me, ingiustamente, certo, al fondatore di Libero Vittorio Feltri. Voglio toccare un altro piccolo punto, perché a mio parere questa storia di Cooperlo ha toccato un nervo scoperto. Cooperlo, cioè le sensazioni o l'idea che la sinistra sia snob e che guardi dall'alto in basso alcuni pezzi di società. Tant'è vero che finiva con un'autocritica quello che ha detto Cooperlo l'altro giorno. L'autocritica, parlavo più alla mia parte, qualunque senso di superiorità della politica della sinistra che è fuori luogo. Però mi faccio dire una battuta soltanto, poi. Perché sono rimasto abbastanza deluso dall'intervento del direttore Sorgi, per la stima che ho nei suoi confronti. Il punto non è se i politici, in senso lato, dicono quotidianamente un cumulo di cazzate e i giornalisti fanno fatica ad orientarsi. Benissimo, è così. Io pongo un problema leggermente diverso. Io non ho mai pensato e non ho mai detto che chi vota per la Lega è un ignorante senza titolo di studio. E se tu sei un giornalista e virgoletti quella frase, esponendomi all'insulto, al linciaggio etico e morale, culturale e personale, io credo che tu vieni meno alla tua funzione, alla tua deontologia, perché puoi criticarmi, accusarmi quando dico una cazzata, o anche se non dico una cazzata, ritenere che io abbia detto una cazzata. Quello che non puoi fare è dirmi, direttore, che ho scritto e detto una cosa che non ho mai scritto e non ho mai detto, e su quella base costruire una campagna di diffamazione. Allora, ho la pubblicità, però Marcello deve replicare. Un secondo. Lei ha subito un'ingiustizia. La controprova è che dopo ha avuto l'occasione di correggere.